Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:03 minuti di giovedì 3 ottobre 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto. E che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Proseguiamo, cari amici, questa nota che non leggeremo tutta, però leggeremo quella parte che mette in luce soprattutto la spiritualità di Međugorje attraverso l'analisi dei vari messaggi. Oggi esaminiamo quella parte della nota della Congregazione per l'Ordine della Fede che parla della chiamata alla conversione, che è certamente il messaggio più importante che la Madonna ha dato a Međugorje, che è comunque la conversione e il messaggio fondamentale del Vangelo. Come sapete, anche Gesù ha incominciato la sua vita pubblica chiamando la conversione, anzi il precursore di Gesù, San Giovanni Battista, è stato l'apostolo della conversione. E Gesù stesso ha iniziato appunto il Vangelo chiamando la conversione, perché il regno di Dio è vicino. Convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Quindi quello che la Madonna, il principale messaggio della Regina della Pace a Međugorje, è proprio il messaggio del Vangelo. La chiamata dell'umanità alla conversione in un momento in cui, specialmente nei paesi d'antica cristianità, c'è stato un sensibile allontanamento dal Vangelo, dalla divina rivelazione, da Gesù Cristo, Signore Salvatore del mondo. E quindi è un mondo che va, come ha detto la Madonna, l'uomo moderno non vuole Dio e va verso la perdizione. E quindi è un mondo che va verso la perdizione, è un mondo nel quale la Madonna stessa ha detto: Satana miete le anime. È un mondo, come la Madonna stessa ha detto, l'umanità ha deciso per la morte spirituale. E come ha detto la Madonna in un messaggio proprio di Natale, le anime sono malate, vanno verso la morte spirituale. Quindi questo è il quadro preoccupante dal punto di vista della salvezza delle anime, e preoccupante per quanto riguarda, diciamo così, non tanto la redenzione in se stessa, ma l'efficacia della redenzione, in quanto appunto proprio quelli che dovrebbero testimoniarla si sono raffreddati e come sappiamo, come ci ha spiegato anche il Magistero della Chiesa in questi anni, c'è stata un'apostasia silenziosa che ha allontanato dal cristianesimo e che rischia di portare l'umanità alla catastrofe. Perché? Perché quando non c'è Dio c'è Satana che comanda, e come ha detto la Madonna, Satana regna. Allora, cari amici, questo è il contesto in cui collocare l'appello alla redenzione diciamo della Regina della Pace in tutti questi 43 anni, e non fa che ripeterlo continuamente, e questo sarà anche il tempo futuro, quello che noi chiamiamo il tempo dei segreti, nei quali appunto in un modo drammatico la Madonna chiamerà, diciamo, a prendere una decisione fra Cristo unico Salvatore e l'Anticristo, che sappiamo è l'angelo ribelle e tutti i suoi rappresentanti qui sulla terra. Non ci si può salvare senza conversione. Difatti quello che è carente un po', diciamo, nella nostra proposta al mondo di messaggio, del messaggio cristiano, è proprio questo, che noi invece di chiamare alla conversione cerchiamo di diminuire le esigenze di cambiamento di vita che sono insite nel messaggio cristiano. Cioè il messaggio cristiano è un appello a cambiare vita, a vivere secondo Dio, secondo la santa volontà di Dio, a vivere secondo i comandamenti di Dio, a vivere secondo la fede in Dio, in Gesù Cristo, il suo inviato. Questo è il messaggio cristiano, ma noi crediamo che il messaggio cristiano possa stare in piedi anche senza la chiamata alla conversione. E difatti se ne parla poco. Se ne parla poco di conversione, o comunque poi la si declina in tanti ambiti in cui
e non è quella della Sacra Scrittura, non è la conversione della Sacra Scrittura, che è un ritorno a Dio e un cambiamento radicale di vita. Di qui, cari amici, l'importanza di questo messaggio, la sua importanza, basterebbe il messaggio, basterebbe la chiamata alla conversione per dirci la serietà della parigi di Medjugorje, la serietà dei messaggi, perché esprimono l'esigenza del Vangelo, cioè l'appello della Madonna alla conversione è un appello a cambiare vita, non è l'appello a continuare la vita di prima, che tanto c'è la Divina Misericordia. Così falsifichiamo anche il messaggio della Divina Misericordia. C'è la grande bugia, c'è la grande menzogna di Satana. E proprio questo, sapendo che comunque abbiamo ancora qualche presentimento dell'aldilà, Satana dice: ma sì, si salvano tutti, anche quelli che non si pentono, anche quelli che non credono. Ma una espressione del genere, che si salvano tutti, anche quelli che non si pentono, anche quelli che non credono, appartiene al Vangelo del diavolo, non al Vangelo di Gesù Cristo, il quale dice: se non vi convertirete, perirete tutti. Quindi questa serietà della chiamata alla conversione dice molto sulla serietà dell'apparizione della Madonna a Medjugorje e l'esigenza profonda che c'è nell'accogliere il messaggio, che va al di là della pura devozione. Deve diventare una decisione proprio, una decisione di seguire Cristo sulla via della croce e seguire i suoi comandamenti, e anche una decisione di una testimonianza coraggiosa. Allora vediamo questo capitoletto, diciamo, della nota che giustamente pubblica subito il messaggio, dove la Madonna dice che la conversione è il messaggio più importante che lei ha dato a Medjugorje. Vediamo allora. Siamo al numero 15. Nei messaggi, scrive la nota, appare un costante invito ad abbandonare uno stile di vita mondano ed eccessivo attaccamento ai beni terreni, con frequenti inviti alla conversione, che fa diventare possibile la vera pace nel mondo. Cioè, perché ci sia la pace nel mondo bisogna ritornare a Dio. La conversione, dice la nota, pare essere il fulcro del messaggio della Gospa. Lo è veramente. Lo dice anche esplicitamente nel messaggio del 25 febbraio del 1996, con queste parole: cari figli, oggi vi invito alla conversione. Questo è il messaggio più importante che io vi ho dato qui a Medjugorje. Ripeto, cari figli, oggi vi invito alla conversione. Questo è il messaggio più importante che vi ho dato qui. Poi, l'invito alla conversione attraversa tutti i messaggi. E non c'è messaggio in cui non ci sia esplicitamente un invito alla preghiera e anche un invito alla conversione, al cambiamento di vita, a ritornare a Dio. Con tanta pazienza la Madonna l'ha ripetuto per 43 anni, con qualche risultato sicuramente, ma lei forse si aspettava di più, avendo detto che un numero enorme neanche l'ha preso in considerazione. Cioè, in poche parole, ti sentiremo la prossima volta. Questa è la risposta. È la risposta sicuramente più diffusa. Ti sentiremo la prossima volta. Allora, vediamo allora alcuni messaggi che la nota ha scelto fra i tantissimi alla conversione, perché sono anche per noi, ora che li stiamo esaminando, un motivo di revisione di vita, insomma, perché la conversione è continua, è l'opera giornaliera a cui dobbiamo attendere. Messaggio del 25 aprile del 1983. Il mio cuore brucia d'amore per voi. Brucia d'amore. La sola parola che desidero dire al mondo è questa. Conversione. Conversione. Fatelo sapere a tutti i miei figli. Chiedo soltanto conversione. Fra l'altro, in quei giorni
In quei giorni del 1983 in Russia si stava progettando la distruzione dell'Europa per impedire che venissero installati gli aeromissili. Siamo appunto un anno esattamente prima dell'incendio della base di Severomorsk a nord della Russia, dove c'erano i missili che dovevano essere, diciamo così, attrezzati con bombe atomiche spediti sulle varie città europee. Allora la Madonna cosa ci dice? Perché qual è l'appello per poter fermare questa catastrofe? È quello della conversione. Difatti mai ha detto espressioni così forti come in questo messaggio: il mio cuore brucia d'amore per voi, la sola parola che desidero dire al mondo è questa: conversione, conversione, fatelo sapere a tutti i miei figli. Dobbiamo diffondere i messaggi in un modo, diciamo, ci vuole anche uno stile per diffondere i messaggi con coerenza, vivendoli prima di tutto, senza aggredire persone e, diciamo, esponendoli con semplicità. Vediamo un altro messaggio del 25 febbraio del 1987. Cari figli, desidero oggi avvolgermi con il mio manto e condurvi tutti verso la via della conversione. Vediamo com'è bella questa conversione nel sacramento della confessione. Infatti dice: cari figli, vi prego, date al Signore tutto il vostro passato. Nella confessione noi diamo a Dio tutto il nostro passato perché lo distrugga nel suo amore. Quindi, cari figli, vi prego, date al Signore tutto il vostro passato, non teniamocelo. È un tumore che ci divora, non teniamocelo. Diamolo a Lui che lo distrugge. Tutto il male che si è accumulato nei vostri cuori, questa è la confessione. Bellissimo, nell'umiltà, nel pentimento, dare a Dio tutto il nostro passato e tutto il male che si è accumulato nei nostri cuori. Dopo una confessione così, cari amici, se moriamo andiamo dritti in paradiso. Messaggio del 25 febbraio 1993. Non potete dire che vi siete convertiti, perché la vostra vita deve diventare una conversione quotidiana, cioè la conversione non finisce mai, è l'opera di tutta la vita, cioè è un ritorno a Dio di tutta la vita. È così che si evita il purgatorio, cari amici. Messaggio del 25 marzo 2001. Svegliatevi dal sonno stanco della vostra anima e dite a Dio con tutta la forza sì. Decidetevi per la conversione e la santità. Bello, qui, cari amici, è uno scossone che la Madonna ci dà mentre siamo semi addormentati o siamo adagiati nelle nostre mediocrità. Svegliatevi dal sonno stanco della vostra anima e dite a Dio con tutta la forza sì. Qualche volta la Madonna ci ha esortato con queste parole: dite sì, sì, due volte. Decidetevi per la conversione e per la santità. Cioè la conversione deve essere un cammino che ci porta alla santità, cioè ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Un altro bellissimo messaggio, quello del 25 maggio del 2001. Convertitevi e inginocchiatemi nel silenzio del vostro cuore, mettete Dio al centro del vostro essere. Cioè ci inginocchiamo dentro di noi, nel silenzio del nostro cuore, dove dobbiamo mettere Dio e lì davanti a Lui inginocchiarci. La conversione incomincia con un atto di umiltà. Ci si inginocchia davanti a Dio e ci si professa peccatori, come il pubblicano che si è inginocchiato in fondo alla sinagoga e si è professato un povero peccatore.
rileggiamo questo bellissimo messaggio: convertitevi, inginocchiatevi nel silenzio del vostro cuore, mettete Dio al centro del vostro essere. Il cuore è il centro, secondo la Sacra Scrittura, è il centro decisionale, ma anche il centro intellettivo. Col cuore si pensa, col cuore si intuisce e col cuore si decide. Ultimo messaggio citato, ma ovviamente sono molti di più, è del 25 giugno del 2007, giorno dell'anniversario. Cari figli, anche oggi, con grande gioia nel mio cuore, vi invito alla conversione. Dio desidera convertire il mondo intero, cioè il tempo della pace che Dio persegue attraverso il tempo dei segreti, passa attraverso la conversione del mondo intero. Quindi questo è il programma di Dio, ed è il programma, cari amici, dei 10 segreti, è preceduto da questa lunga presenza della Madonna Medjugorje, e cioè Dio desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di Lui, che è il principio e il fine di ogni essere, cioè tutti devono tornare all'unico Dio, che è il Dio della fede e dell'amore, che si è manifestato a noi in Gesù Cristo. Non c'è altra salvezza al di fuori di questa, alla quale sono chiamati tutti gli uomini, cioè il mondo intero è chiamato alla salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e in Gesù Cristo, e al cammino verso Gesù Cristo, che è il principio e il fine di ogni essere. Come vedete, cari amici, si vede, cioè, voglio dire, anche c'è una motivazione per cui anche poi la Chiesa ha dato questa, non solo ha riconosciuto i frutti di preghiera, di conversione, tutti i frutti enumerati dalla nota, le vocazioni, le guarigioni, eccetera, ma è proprio l'altezza spirituale dei messaggi che, a mio parere, ha convinto la Chiesa a dare questo nulla osta, cioè messaggi di questo genere possono venire che da un cuore, che è il cuore materno di Maria. Quindi, diciamo, non ha fatto la Chiesa che riconoscere la voce della madre, cioè di Maria. Allora, adesso, cari amici, con questo chiudiamo per questa mattina, poi andiamo avanti, ovviamente, in questa rassegna, diciamo, che illustra le tematiche spirituali dei messaggi di Medjugorje. Ci limiteremo a questo, non lo facciamo tutto il documento, ma questa parte sì, perché è una parte particolarmente utile da risentire per la nostra vita spirituale. Adesso, cari amici, avrei due testi da leggervi, che sono ambedue molto belli e che fanno parte anche della nostra formazione teologica e spirituale, ovviamente, perché questo è anche uno degli obiettivi che ci poniamo con questa lettura cristiana della cronaca della storia. Certamente uno degli eventi, a mio parere, più significativi di questi ultimi giorni, a parte le guerre, che sono sempre sfondi, diciamo, drammatici e anche depressivi. Però è quello che, a mio parere, è emerso con una grande luce, è questo viaggio del Papa in Belgio, dove è stato davanti alla tomba di Re Baldovino e ha detto poi Papa Francesco quelle parole che ha detto sull'aereo di ritorno contro uno dei più grandi crimini, e le ha detto, per mettere in evidenza con grande coraggio uno dei crimini più grandi dell'umanità, uno di quei crimini del quale l'umanità deve pentirsi se vuole la salvezza, cioè con lo sterminio a causa dell'aborto, insomma. Certo, ci sono anche forme di sterminio, non c'è dubbio al riguardo, lo sterminio nella guerra, lo sterminio
diciamo, delle ingiustizie, delle persecuzioni, però c'è uno sterminio, diciamo, silenzioso che viene coperto, ed è quello dell'aborto. E il Papa non solo ha voluto anche dire parole di grande elogio a Re Baldovino del Belgio, che non vuole firmare la legge sull'aborto e che diede le dimissioni pur di non firmarla, ma che per il quale il Papa ha auspicato, cioè ha detto che la Chiesa lo farà santo per questo atto. Quindi questo sicuramente, a mio parere, un evento che i giornali hanno in gran parte, in parte hanno, diciamo, sottovalutato, o hanno seminascosto, come fanno normalmente, e poi molti si sono scagliati contro il Papa. Che ha fatto il Papa? Non è che ha fatto qualcosa di diverso, dicendo che l'aborto è un orribile delitto, come ha detto il Concilio Vaticano II. Allora, su questo articolo, su questo argomento, ho fatto un bel articolo, Cristina Siccardi, è pubblicato su Corrispondenza Romana. Io ho letto bene l'articolo, è ineccepibile, per cui lo leggo volentieri, come poi vi leggerò dopo anche l'altro articolo del direttore di Corrispondenza Cristiana, che è Roberto De Mattei, che ha fatto un magnifico articolo sugli angeli, perché anche questo è un tema praticamente un po' dimenticato, ma che è fondamentale, perché la grande battaglia del tempo dei segreti la farà Maria con i suoi angeli, con la Chiesa del Cielo, che affiancherà quella della Terra, non c'è dubbio al riguardo, così come Lucifero avrà tutti i demoni dalla sua parte e poi le anime dannate dell'inferno. Allora, cari, e poi quelle della Terra, ovviamente, come ci ha già detto la Madonna qualche mese fa, che Satana è rafforzato da quelli che hanno optato per lui. Insomma, questi sono i contorni del combattimento escatologico. Queste non sono fantasie, sono realtà soprannaturali. Allora, vediamo, cari amici, questa riflessione che ci fa bene, perché viviamo in un mondo in cui ci abituiamo poi ai veleni del male, e poi a forza di masticarli, di mangiarli, anche noi diventiamo maligni. Allora, un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano, così ha dichiarato il Papa durante il ritorno dal suo recente viaggio apostolico in Belgio, il 46esimo conclusi il 29 settembre. Abbiamo così avuto modo di ascoltare parole di netta verità su un principio assolutamente inconfutabile. E il Papa, nel farlo, ha usato parole senza pericolo di ambiguità. Ha detto: i medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, dei sicari. Quindi, ha detto, su questo non si può discutere, perché la scienza ti dice che al mese del concepimento ci sono tutti gli organi già. Si uccide un essere umano. Quindi, dice l'articolista Cristina Siccardi, non siamo più abituati purtroppo alla verità dei concetti, seppur evidenti, come lo sono la cultura politica a favore della vita e la cultura politica a favore della morte. A partire, cioè praticamente al riguardo, si usa un vocabolario che cerca di cambiare il senso delle parole. Per esempio, l'aborto viene presentato come una forma di protezione della maternità. Insomma, in poche parole, quello che è un diritto lo si presenta come un diritto. Insomma, c'è non c'è dubbio al riguardo, una cultura dove le parole sono foglie di fico. E sappiamo che le foglie di fico poi cosa nascondono? Nascondono robe puzzolenti. A partire dagli ultimi decenni del XX secolo, l'assassinio di una persona in erba, cioè appena concepita, è una pratica autorizzata per leggi in numerosi paesi del mondo, soprattutto in Occidente,
a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione. Nonostante ci sia quindi un'ampia diffusione di questa pratica legislativa, i dibattiti e i dubbi sulla liceità dell'aborto continuano ad essere parte integrante della nostra società, cioè è un tema per il quale ci sono anche oppositori non credenti. Il classico che abbiamo qui in Italia, per esempio, è Giuliano Ferrara, nei suoi articoli spesso prende posizioni molto, molto dure nei confronti dell'aborto. Con l'edulcorata espressione linguistica di interruzione volontaria della gravidanza, questo tragico problema che trafigge le coscienze continua a circolare, e ciò avverrà fin tanto che non sarà chiara a tutti la sacrosanta verità pronunciata dal Papa, e cioè un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano, a cui si sono aggiunte le parole altrettanto reali, e cioè le donne hanno diritto alla vita, ha detto il Papa, la loro vita e la vita dei figli. Uccidere i figli significa commettere un abominio, indipendentemente da quanti mesi abbia la creatura destinata alla vita e indipendentemente dai problemi che può avere la madre. Non ha forse scandalizzato tutta quanta l'opinione pubblica l'orrenda fine dei piccoli senza nome che, non dico il nome e cognome di quella ragazza in questi giorni, ha sepolto nel giardino a Parma? E che cosa c'è di diverso dai piccoli senza nome assassinati nel grembo materno? Il viaggio apostolico in Belgio è stata anche occasione per annunciare un'importante iniziativa del Pontefice. A conclusione della visita, il Papa ha annunciato che avvierà il processo di beatificazione di Baldovino, nato nel 1930, morto nel 1933, re del Belgio dal 1951 al 1993, il quale, salito al trono in una fase di crisi politica, di cui peraltro fu costellato il suo lungo regno, affrontò la questione dell'aborto manifestando la propria fede cattolica, non gestendola quindi come fatto religioso privato, ma come realtà pubblica che ha inciso sulle sue scelte a livello nazionale. Atteggiamento ben diverso rispetto a figure di potere che dichiarano di essere cattoliche e poi si comportano come se non lo fossero. Pensiamo ad esempio a molti esponenti della vecchia Democrazia Cristiana, oppure a contemporanei politici. E adesso qui fa un ritratto di Re Baldovino che, diventando santo, diventa un personaggio di grande luce, certamente all'interno della Chiesa Cattolica. Figlio di Re Leopoldo III, 1901-1983, e della regina Astrid, 1905-1935, Baldovino rimase orfano a 5 anni dalla madre, morta in seguito ad un incidente automobilistico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia reale fu tenuta prigioniera nel castello di Laeken per 4 anni, dal 1940 al 1944. Successivamente i sovrani furono deportati, prima in un campo di prigionia tedesco e poi in uno austriaco, per poi essere liberati dagli americani nel maggio del 1945. Sono papà e la mamma di Baldovino. Con la fine del conflitto bellico, la famiglia reale visse in esilio in Svizzera fino al 1950, quando, dopo un referendum popolare, Leopoldo III ebbe il permesso di far ritorno in patria. Tuttavia, il referendum aveva decretato che le Fiandre erano favorevoli al re, le Fiandre sono di lingua francese, mentre la Vallonia era contraria, sono di lingua, diciamo così, olandese. Al fine di non dividere il paese, Leopoldo III abdicò il 16 luglio del 1951 a favore del figlio maggiore, Baldovino, che allora aveva l'età di 21 anni e quindi divenne sovrano e quinto re dei Belgi, sia dei Fiamminghi sia dei Valloni. Sono anni segnati dalla questione che vedeva contrapposti i sostenitori della scuola cattolica, di cui il sovrano era fautore convinto,
e quelli della scuola pubblica, e sono anche gli anni della fondazione della CECA, della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e della CEE, cioè la Comunità Economica Europea, il 1957. Intanto, pesanti rivolte si susseguono per l'indipendenza del Congo dal Belgio, come si dice, il Congo, Repubblica Democratica Tedesca, era una colonia belga. Il 30 giugno 1960 Baldovino assistette alla cerimonia di indipendenza a Leopoldville e al Parlamento riunito in seduta comune, dopo una inaspettata ovazione da parte di tutti i deputati congolesi, il re espone un elogio alla colonizzazione e a quanti progetti belgi erano stati messi in atto con ottimi risultati per i congolesi in quella terra africana. Cioè, non c'è dubbio che quella del Belgio è stata una colonizzazione, quella del Belgio in Congo, che è stata anche una promozione umana, e questo spiega anche, diciamo, il radicamento della religione cattolica in Belgio. Proprio nel 1960 sposò nella cattedrale di Bruxelles la contessa Fabiola de Mora di Aragon, che divenne la regina Fabiola del Belgio, la quale ebbe 5 gravidanze, ma tutte quante terminate con aborti spontanei. Fu una pesante croce che la coppia reale dovette sopportare, e lo fece con fede, speranza e carità. Pertanto la successione dinastica passò al principe Filippo, classe 1960, figlio del fratello Alberto II, classe 1934. Nel 1976, con i fondi raccolti durante i festeggiamenti per il 25° anno del regno, venne istituita la Fondazione Re Baldovino, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione sul piano economico, sociale, culturale e scientifico. Nonostante il Belgio sia una monarchia parlamentare, dove il monarca non può esprimere pubblicamente le sue opinioni senza l'approvazione del Parlamento, Baldovino, molto amato dal popolo, ebbe sempre un'importanza e influenza sui governi che si susseguirono durante i suoi 42 anni di regno. Sotto il suo mandato il Belgio si trasformò in uno Stato federale, cioè con due lingue diverse. Anche noi in Belgio dobbiamo, diciamo così, abbiamo la radio in francese, e poi invece per quanto riguarda i palloni ancora dobbiamo fare molto. Però abbiamo la radio in lingua olandese, nella vicina Olanda. Sotto il suo mandato il Belgio si trasformò in uno Stato federale e il suo re difese profondamente l'unità della nazione, benché nell'ambito della questione linguistica esistano delle divisioni con le due lingue ufficiali, fiammingo e francese. Il candidato alla Lode degli Altari, cioè da Baldovino, sua espressa volontà di Papa Francesco, fu un uomo profondamente cattolico e tutta la sua esistenza è stata testimoniata dal suo credo. Nel 1990, non volendo firmare la legge favorevole all'aborto approvata dal Parlamento, espose le sue ragioni in una lettera all'allora primo ministro Wilfried Martens. Fu così che il Parlamento, applicando una particolare interpretazione dell'articolo 93 della Costituzione, prese atto di una temporanea impossibilità di regnare da parte di Baldovino, promulgando invece del re il provvedimento in data 3 aprile. Il 5 aprile seguente, con una nuova constatazione della pienezza delle funzioni del sovrano, quest'ultimo fu ristabilito dal Parlamento le proprie funzioni. Ecco, cari amici, vi ho letto questo, diciamo così, excursus, un ritratto di questo sovrano profondamente cattolico, cioè questo atto con cui Baldovino preferì dare dimissioni, sia pure temporanee, pur di non firmare la legge sull'aborto, però è in un contesto di tutta una vita profondamente cattolica. Per esempio li gestì molto bene da cattolico il passaggio del Congo all'indipendenza, e tutta la sua vita fu improntata a una
diciamo, una coerenza della fede. Qui dopo tanto tempo c'è una causa di beatificazione per un sovrano, poi Dio sa quando c'è bisogno nel centro Europa, che è anche il centro della secolarizzazione, insomma. C'è da dire comunque noi abbiamo un rapporto particolare con la Casa Reale di Bruxelles, perché uno dei figli di Valdovino ha sposato la regina Paola del Belgio, che è italiana, però in Belgio ascoltava Radio Maria, e quindi volle venire a visitare qui a Erba. Radio Maria è venuta e insomma è stata qui, ha parlato, ha visitato, e era accompagnata, e insomma ovviamente era la regina, quindi e poi ha fatto molto per far sì che Radio Maria nascesse in Belgio. In Belgio Radio Maria è una presenza cattolica importante, cioè in un contesto in cui praticamente i cattolici, quasi senza accorgersene, sono diventati protestanti. Radio Maria è diventata ed è tuttora una voce cattolica molto presente, e questo è sicuramente anche un merito, diciamo, della regina Paola, indubbiamente. Ecco, cari amici, così vi avevo pubblicato qualche giorno fa sul mio blog le fotografie di quando la regina Paola è venuta qui a trovarci. Allora, adesso, cari amici, volevo leggervi, no, non ve lo leggo, perché vediamo quanto tempo ho a disposizione. Dunque, lo leggerò domani. Allora, cioè, io avevo messo nel mio programma di lettura, avevo messo un articolo bellissimo di Roberto De Mattei, intitolato Ottobre, il mese degli angeli. Non è molto lunga, però è fatto molto bene, non vorrei leggerlo in fretta. E per cui, allora, passo al editorialino, perché è giunto il momento di fare l'editorialino su una tematica che è emersa da diverse lettere che vi avete scritto in questi giorni. E come sapete, io ho dato un giudizio molto positivo a questa nota, ovviamente, della Santa Sede. E l'ho dato, diciamo, con convinzione, perché un nulla osta dato dalla Chiesa con la firma del Papa, e poi con motivazioni molto serie, insomma, che riguardano i frutti prima di tutto, ma poi anche la bontà dei messaggi, di cui si dà un giudizio, sul quale si dà un giudizio molto positivo, e poi sul fatto che, essendo ancora delle tradizioni, delle apparizioni della Madonna che guardano un futuro imprevedibile, e quindi in poche parole è come se queste apparizioni di Medjugorje 43 anni fa siano state una preparazione a quel che deve avvenire, ma quello che deve avvenire è qualcosa che cambierà il mondo, come ha detto Miriana, cioè i messaggi della Madonna. E riguardo ai segreti, ha detto Miriana, hanno come scopo di cambiare il mondo, cioè, quindi di portare il mondo alla conversione, tutti i popoli alla conversione, in modo tale che il mondo abbia un tempo di pace. La conversione, cari amici, nel senso cristiano della parola, è il ritorno dell'umanità a Cristo e alla Chiesa Cattolica. Questa è la conversione, e cioè che la parola Madonna ha voluto affiancare all'espressione,
alla fine la Russia si convertirà, ha voluto affiancare l'espressione "il mio cuore immacolato trionferà", cioè è una conversione nel quadro del trionfo del cuore immacolato di Maria. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è il trionfo di Maria, madre della Chiesa, è il trionfo della Chiesa cattolica con Maria, quindi non c'è dubbio che questo sia quello che ci aspetta nel futuro, ma prima bisogna salire il Calvario. È come una luce, una grande luce della resurrezione che prima presuppone tutto quello che c'è dal giovedì sera fino al giorno della resurrezione. Quindi la Chiesa sarà chiamata a rivivere tutto questo, la Chiesa lo sa questo, lo sa che i segreti riguardano questo, noi non lo sa, e però si è assunta la responsabilità di Međugorje. Con nulla osta la Chiesa ha preso in mano Međugorje, prima in qualche modo la controllava, la osservava, la consigliava, adesso l'ha presa in mano. C'è bella differenza, insomma, è come la differenza che c'è fra il periodo di fidanzamento e il periodo di matrimonio. Insomma, col fidanzamento uno si può separare anche prima, col matrimonio no, quindi è come se fosse dato un matrimonio, questo nulla osta della Chiesa con Međugorje, però insomma è stato un atto di grande coraggio, un atto che la Madonna ha voluto perché per lei era il momento in cui la Chiesa doveva fare questo. È stato un gesto che ti dice come la Madonna fa quello che desidera, e lo fa sempre attraverso il Papa, la Madonna. Quindi sono tutte cose che ci devono far riflettere prima di criticare. Allora, cari amici, io ho fatto un editoriale, dei editorialini in questi ultimi 15 giorni, che hanno suscitato gioia ma anche qualche piccola perplessità. E cioè, in poche parole, ho detto che con l'Inuna Hostia la Chiesa si è presa in mano Međugorje, e che quindi era finita una certa epoca in cui praticamente Međugorje pesava soprattutto sulla testimonianza dei veggenti, che facevano più di quello che dovevano fare in pratica, perché in fondo loro devono dare i messaggi, testimoniare la presenza della Madonna, non è che devono essere gli interpreti e non è che devono essere i mediatori, come ha detto il Cardinale Fernandez, devono essere i testimoni. Quindi, senza togliere nulla l'importanza della testimonianza dei veggenti, io ho voluto sottolineare il fatto che adesso è la Chiesa che è in mano, è la Chiesa che ha la responsabilità di Međugorje, non i veggenti. E la Chiesa, per Chiesa intendo dire la parrocchia locale, il delegato pontificio, il Santo Ufficio, il Papa, insomma, non c'è nulla, no, questa è l'altra fila, insomma. E non si scappa da lì. Ora, dire che hanno in mano la responsabilità della conduzione vuol dire, che cosa vuol dire? Non vuol dire che possono fare quello che vogliono, ma devono, non tocca a me dare questi consigli, lo sanno già, però lo sto spiegando ai nostri ascoltatori, e devono loro stessi, con molto scrupolo, seguire quello che dice la Madonna e fare quello che vuole la Madonna. D'altra parte, questo si è già visto, perché non era previsto che la gente potesse salire sulla montagna il 1° gennaio, eppure è stato dato il permesso. Non era previsto che la gente andasse sul Pobordo per tutta la novena, però è stato dato il permesso. Quindi sono casi in cui ti dicono che la Chiesa, comunque, quando la Madonna dice, la Chiesa fa. Però per me questa è una cosa evidente, insomma. Però le perplessità degli ascoltatori, di alcuni nostri ascoltatori, hanno un loro peso. Vi leggo, per dire, una lettera di una persona che mi pare un classico tipo di ascoltatrice di Radio Maria, no? Cioè molto devota, ma molto, anche molto semplice e schietta nel parlare. Mi ha scritto: "Buonasera Padre Livio, si chiama Monica, mi ha scritto ieri, mi ha scritto oggi mi è sorto un pensiero che vorrei condividere con lei. Se la Chiesa sarà responsabile di annunciare i segreti, può succedere come a Fatima, che è passato tanto tempo e quando è stato fatto
il terzo segreto non è stato rivelato completamente. Può essere che chi sarà responsabile di parlare e annunciare cose tremende indori la pillola per evitare il panico? Grazie Monica. Dunque, praticamente, intanto già altri in passato avevano detto come mai Papa Francesco, scusate Papa Giovanni, non essendoci il comando della Madonna di rivelare il segreto, il terzo segreto di Fatima. Si tratta del terzo, perché i primi due già si sapevano. Il primo che riguarda l'inferno, il secondo che riguarda l'evoluzione anticristica della Russia, già si sapevano. Il terzo che riguarda la grande persecuzione alla Chiesa. E con anche sconvolgimenti vari. È stato rivelato nel 2001 da San Giovanni Paolo II, vi ricordate? Il quale però San Giovanni Paolo II aveva già in parte rivelato questo segreto di Fatima nel 1980 a Fulda, descrivendo appunto le catastrofi di oceani che straripano milioni di morti e la grande persecuzione alla Chiesa. Poi Giovanni Paolo II disse che il motivo per cui queste cose non vennero dette nel 1960 era per non dare vantaggi al comunismo internazionale. Di fatto il segreto di Fatima, a mio parere, contiene anche il nome di chi perseguita la Chiesa. Cioè quei soldati che sparano al Papa, poi a tutti i dignitari della Chiesa e poi fino a tutti i laici, mette sale al Calvario, sono soldati che sparano e lanciano frecce. Allora, a mio parere, il segreto di Fatima dice anche il nome di chi fa questo. È una mia ipotesi, ma che deduco dalle parole di uno che conosceva il segreto di Fatima, che è padre Martins, un sacerdote irlandese che era segretario del cardinal Bea, e il cardinal Bea aveva letto il segreto di Fatima, perché l'aveva permesso di Papa Giovanni, e il cardinal Bea lo fece leggere al suo segretario, padre Martins, con il giuramento di non rivelarlo mai. E padre Martins obbedì al giuramento che aveva fatto, ma in alcune occasioni, in una particolare di cui io ho letto una sua conferenza in America, il padre Martins disse proprio questo: noi americani siamo un popolo pieno di difetti e saremo anche uno dei popoli peggiori della terra. Disse parole di questo genere, ma no, mai saremo mai delle canaglie, dei diavoli come quelli là che avrebbero fatto quello che si teme e che si faccia. Non so se mi spiego, è stato molto sibillino ma nel medesimo tempo molto chiaro. Quindi lui come l'ha saputo dire, perché ha detto queste cose? Perché lui aveva letto il segreto di Fatima, quindi si può pensare che nel segreto di Fatima ci sia anche quale nazione scatenerà il fine mondo. Allora è chiaro che è chiaro che questo silenzio della Chiesa di cui parla San Giovanni Paolo II è tale per non dare vantaggio al comunismo internazionale, ovviamente. Quindi giustamente Monica fa un'obiezione a mio parere fondata, e cioè la Chiesa un domani non avrà nella rivelazione dei segreti, non avrà la medesima, diciamo così, ragione per non farlo, per tacerlo, per dirgli solo la metà che è stato la strada che ha seguito finora. Cioè noi non sappiamo anche adesso, noi non sappiamo tutto il segreto di Fatima. Cioè a mio parere non sappiamo chi è il soggetto. Cioè non è stato pubblicato chi è il soggetto che fa questa persecuzione. Quindi, allora, per così dire,
c'è questa difficoltà, diciamo, da parte di alcuni nostri ascoltatori, che dicono: ma la Chiesa non come farà? Avrà la forza, avrà il coraggio, e magari deve non dirà cose che magari spaventano l'opinione pubblica, o comunque siano prese da determinati paesi per scatenare il finimondo. Insomma, c'è tutta una serie di interrogativi di questo genere. Allora, cari amici, io questa Monica ho già risposto, ho risposto sul blog, poi andate a vedere la mia risposta. Praticamente gli ho detto alla Monica: se noi guardiamo la storia della Chiesa, è una storia gloriosa e coraggiosa anche da parte della gerarchia. Se noi pensiamo, gli ho scritto a Monica, che i papi dei primi quattro secoli sono stati quasi tutti martiri, quindi come lo Spirito Santo ha dato la forza, la grazia nel corso della storia della Chiesa a tanti martiri di affrontare i persecutori, la darà anche i papi o comunque la Chiesa nel tempo dei Dieci Segreti. Ma non c'è dubbio a questo riguardo. Il nostro compito come cattolici è quello di sostenere i nostri pastori con la preghiera e anche con il nostro coraggio e con la nostra fede. Questa è la risposta a Monica. Però nel frattempo mi è venuta un'idea, cari amici, e cioè si riesce adesso in questa problematica, in questa luce, si capisce per quale motivo la Madonna ha voluto dare i segreti a Miriana su un rotolo scritto, su una pergamena. Voi lo sapete che questo è avvenuto il 25 dicembre del 1982. La Madonna, durante una lunga apparizione che è durata 45 minuti, parte di questa apparizione, le parole che ha detto la Madonna Miriana, vi ricordate che ve l'ho citate tante volte, ha detto: Miriana, ti ho rivelato molte cose terribili, ma adesso devi essere forte. Gli ha detto, e poi Miriana si è trovata in mano un rotolo, nel quale lei poi, dopo l'apparizione, ha guardato il rotolo. Nel rotolo una specie di pergamena, che è una cosa che Miriana ha, non è che non ce l'ha, c'è il rotolo, non è una cosa spirituale, è una cosa materiale. L'ha fatto anche esaminare da un suo zio che era specialista in cose di questo genere, e ha confermato che è una sostanza difficile da definire, questo rotolo. Ed è anche un rotolo nel quale lei legge tutti i segreti, tutti in ordine, uno dopo l'altro ci sono, dove si dice la data, qual è l'evento che succede, in quale momento succede e fino a quanto tempo dura, di ogni segreto, tutti in ordine, tutti scritti in un rotolo. E la storia di questo rotolo l'ho già raccontata. Poi questo rotolo l'aveva messo in un cassetto nella sua casa a Sarajevo. Poi c'è stata la guerra, l'assedio di Sarajevo, e tutta la famiglia è fuggita a Međugorje. Nel frattempo a Međugorje era una isola un po' protetta, c'era anche una guarnigione dell'ONU di soldati spagnoli, e appunto un giorno uno di questi soldati spagnoli doveva andare a Sarajevo, e Miriana le disse: guarda, se vai a Sarajevo va nella mia casa, gli ha detto dove era la casa, e in questo cassetto c'è un rotolo, me lo puoi portare. Dopo sei mesi arrivò questo militare e portò il rotolo a Miriana, però questo militare aveva trovato la casa distrutta dai bombardamenti e miracolosamente riuscì a trovare il rotolo e lo portò a casa a Miriana. Ora, questa è la storia del rotolo, no? Miriana aveva fatto anche leggere il rotolo a una sua amica, a due amiche, le quali, aperto il rotolo per leggere il primo segreto, aveva letto altre cose che non c'entravano con i segreti. Cioè, la Madonna aveva fatto leggere una lettera a un'amica, che un'altra cosa, insomma, poche parole. Il rotolo riesce a leggerlo solo Miriana. Allora, è chiaro che la Chiesa aveva potuto, nel tempo dell'inchiesta Ruini, poteva anche approfondire, ma sicuramente Mariana avrà detto: devo chiedere alla Madonna, ma intanto la Madonna non appariva in quei tempi se non una volta al mese, quindi non so com'è andata. Però non mi risulta che la Chiesa abbia visto il rotolo.
dette parole povere, ma il rotolo Mirana ce l'ha. Allora, cari amici, quando Mirana, secondo quanto era stato detto, però adesso le cose sono diverse, perché prima della nuna osta la procedura era questa, che Mirana doveva dare un sacerdote da lei scelto, che allora si parlava di Padre Peter, e doveva, in occasione del primo segreto, 10 giorni prima doveva mostrare il rotolo, leggere il primo segreto, memorizzarlo bene, poi fare una settimana di digiuno e preghiera e poi 3 giorni prima annunciarlo. Ma bisogna dire esattamente quello che c'è scritto sul rotolo, non una parola in più, non una parola in meno. Se voi andate a vedere l'intervista a Mirana che ho fatto a suo tempo, che è fondamentale perché è una delle più importanti che ha fatto, e in diretta poi a Radio Maria, Mirana dice chiaro e tondo, e l'ho vista molto decisa: il padre deve leggere esattamente quello che c'è scritto sul rotolo, né una parola in più né una parola in meno. Quindi, proprio per evitare questo, cari amici, che la comunicazione al mondo dei segreti possa subire delle variazioni, o per omissione o per altre cose, la Madonna ha voluto che fosse scritto sul rotolo. E Mirana diceva, ma io non ce l'ho bisogno perché ce l'ho tutto in testa, non mi dimentico di sicuro. Ma io credo che il fatto che se la Madonna ha fatto un rotolo è perché c'è un motivo. Il motivo è questo, a mio parere, che chi annuncia i segreti, perché Mirana non li annuncerà i segreti, però farà vedere il rotolo, e chi li annuncia deve dire esattamente quello che è scritto, e quindi ha un punto di riferimento preciso, e questo sta a indicare che la Madonna vuole la precisione dell'annuncio, per cui non c'è dubbio. Non sappiamo chi sarà chi annuncerà i segreti, a mio parere è una questione che deve essere ancora risolta. Può darsi che la Chiesa dia il permesso a quella persona che Mirana sceglie, può darsi che la Chiesa procede essa stessa personalmente, o il Papa direttamente, come per esempio a mio parere sarebbe necessario dal quarto al decimo, o comunque un suo rappresentante, un suo incaricato. Può darsi che il Papa decida che sia Mirana stessa che deve annunciare i segreti, non sappiamo, però è chiaro che chi dà le disposizioni è il Papa. Ma una cosa è certa, che la Madonna non permetterà che venga fatto un annuncio diverso da quello che è stato scritto. Cioè la Madonna non permetterà che il rotolo sia vanificato. Cioè la Madonna ha dato il rotolo perché esattamente venga detto quello che è scritto, e se richiede coraggio di dirlo deve essere detto con coraggio, e se l'accusano di catastrofi, accusano la Chiesa di catastrofi, direi che l'annuncio 3 giorni prima è uno che se non lo facesse e poi accadesse quel che accade e la gente non ha potuto prendere le misure per proteggersi, sarebbe molto più grave. Cioè, come mi dice Monica, che la Chiesa potrebbe, come dire, diminuire, cioè sminuire l'annuncio per evitare il panico. Sì, se poi eviti il panico, poi arriva quel che deve arrivare. Cioè, facciamo un esempio: se viene annunciata un terremoto su Medjugorje, parlo del primo segreto, se la Chiesa chi deve rivelarlo, come edulcora l'annuncio, per cui molta gente dice boh, non si muove, poi arriva il terremoto e quelli muoiono, peggio che peggio per la Chiesa, voglio dire, no? Sono rischi che non può affrontare, l'obbedienza alla Madonna è fuori discussione. Ci vuole il coraggio di obbedire alla Madonna, c'è poco da fare. D'altra parte, anche Davide ha affrontato
il gigante Golia con Fionda, l'ha battuto perché aveva la fede, e così si deve fare. Quindi, cari amici, io capisco che la situazione è comunque è una situazione incredibile. Neanche in un film tu riusciresti a mettere insieme un canovaccio del genere, ma è quello che esattamente accadrà, e accadrà per 10 volte, quindi con un crescendo continuo. Ma è chiaro che la Madonna ci salva attraverso la nostra risposta, attraverso il nostro coraggio, e quindi anche il coraggio della Chiesa di fare quello che deve fare. Cioè, qualcuno deve pure, cioè la Chiesa non può lavarsi nelle mani, non può dire sì, lo faccia quello, ma a suo rischio e pericolo. No, cioè, la Chiesa non può incaricare uno e dire lo fa lui a suo rischio e pericolo, noi non c'entriamo. No, queste cose qui alla Madonna non piacciono di sicuro. Vuole che, come ha esigito la consacrazione della Russia, e non avendola fatta è stato un male, è venuta molto tempo dopo, è stato Papa Francesco che l'ha fatto veramente come si doveva essere fatta. È chiaro che poi le conseguenze vanno contro la Chiesa stessa. Quindi voglio dire, noi facciamo la nostra parte, e cioè sosteniamo la Chiesa con la preghiera e con il nostro coraggio, la nostra fede. Non facciamo non pecchiamo di diffidenza. La Chiesa ha fatto cose mirabili nel passato, le farà anche nel futuro, però non c'è dubbio che, a mio parere, ci deve essere un motivo. Ma io non ho paura al riguardo, cioè sono sicuro che la Madonna a tempo debito metterà le persone a quel posto dove lei vuole che siano, e che prendono le decisioni che devono prendere. Per me non c'è dubbio che la Madonna può fare questo e farà questo. Cioè, la rivelazione dei segreti sarà una cosa molto seria e molto precisa, e sarà quello che la Madonna vuole. Certo, il diavolo cerca di suscitare il caos, quello lo farà, ma se tutti fanno il loro dovere, come lo faranno sicuramente, tutto il caos del diavolo è un fumo che poi si dissolve, è una nebbia che poi il vento spazza via, e man mano che si va avanti il suo dominio sul mondo crollerà. Ecco dunque, cari amici, l'importanza, questo era l'obiettivo di questo editorialino, l'importanza del rotolo. La Madonna non fa le cose a caso, tanto per farle. Se ha avuto il rotolo, anche se a Mariana dice a me non serve, se non serve a lei serve a noi, serve alla Chiesa, serve alla Madonna di sicuro. E quindi, diciamo, vedete come la Madonna ha preparato e predisposto tutto per bene. Abbiamo fiducia in lei e anche fiducia nella Chiesa. Bene, carissimo, questo abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della Corte della Storia. E adesso ci pigliamo un minuto o due per rifiatare, poi andiamo avanti con il nostro bellissimo libro, Međugorje, il futuro è di Dio, a fra poco.